Quando l'artigianato, il design e la tecnologia si uniscono, ne scaturisce un gioiello unico nel suo genere, perché ad indossare queste creazioni saranno donne non udenti che attraverso le collane messe a punto dai ricercatori del Fab Lab dell'Università di Siena potranno migliorare la loro condizione di vita. Ausili medicali normalmente sono brutti, lo erano in origine anche gli occhiali, no? Erano delle protesi e poi sono diventati degli accessori di moda. Dunque, perché non fare la stessa cosa con gli ausili appunto per la sordità? E l'idea, la sfida è quella di trasformare uno stigma in un oggetto di desiderio e quindi avere dei gioielli interattivi che siano in grado di rilevare i suoni ambientali e di riprodurli sul corpo della donna, quindi indossare un oggetto che ha anche una sua funzionalità ma che è molto bello da vedere. Abbiamo messo insieme un team multidisciplinare dove ci sono dei designer di uno spin-off universitario, Glitch, tecnologi che vengono da una start-up sempre dell'Università di Siena in origine, T4All, e il gruppo del Santa Chiara Lab, dove ci sono, che è multidisciplinare di per sé, ci sono ingegneri, ci sono designer e tutti lavorano con tecniche di artigianato digitale, quindi si fanno ad arte degli oggetti come li facevano gli artigiani. Questi gioielli non hanno colla, per esempio, sono tutti progettati ad incastro, quindi c'è tantissima attenzione al design, anche ai materiali che vengono utilizzati, si utilizza pelle rigenerata, si utilizzano stoffe, feltro, quindi cerchiamo anche di avere attenzione ai concetti della sostenibilità sia nella produzione sia di sostenibilità sociale, perché nel team hanno lavorato con noi anche delle donne sorde, quindi facciamo regolarmente delle sessioni di design creativo, si chiamano co-design, dove chiediamo agli utenti finali dei nostri prodotti di immaginare, inventare, anche desiderare questi oggetti e cerchiamo di progettarli insieme, quindi sia da un punto di vista funzionale e anche da un punto di vista estetico. E questo è una commistione molto un po' inusuale e sicuramente il punto di forza dei lavori che facciamo qui nel Fab. Costruito un sistema di gioielli interattivi con tre tipi di collane. Tutti reagiscono ai suoni, quindi sono in grado di ascoltare i suoni ambientali e di restituirli in tre modi diversi: attraverso i movimenti della collana, attraverso luci o attraverso vibrazioni da sentire sul corpo. E le collane possono sia ascoltare qualsiasi tipo di suono ambientale, ma anche essere personalizzate da chi le utilizza, e quindi abbiamo sviluppato un'app
che funziona insieme ai gioielli, attraverso la quale è possibile definire la propria libreria di suoni. Quindi se c'è un suono che mi interessa, per esempio la voce di qualcuno che mi chiama o il campanello di casa o il mio cane, posso registrarlo e ogni volta che questo suono avverrà nell'ambiente, la collana sarà in grado di notificarlo.